Amici di Panoramica Sport, ben ritrovati per questo nostro programma televisivo dedicato allo sport, dove gli dilettanti sono i veri campioni. È un programma realizzato da Sport a Chilometro Zero in collaborazione con il social web TV di Player Bar Charlie di Alessandro Mariottini e Massimo Tappetti, insieme ad Alessandro Peruttini, responsabile di produzione, Adelisca co-conduttrice, Andrea Gregori e Francesco Checcacci per la parte musicale, Alessia Salvatori per la fotografia, Francesco Bruno, l'ideatore del social Sport a Chilometro Zero. Gli ospiti di questa sera sono Marco Bracchi, allenatore del Candicci. Ciao, buonasera. E poi Marco Bernacchia, allenatore e opinionista di Sport a Chilometro Zero. Buonasera. Giorgio Battistone, responsabile della scuola calcio Aretina, Arno Laterina, scusate, di Indicatore. Buonasera. Poi c'è Adelisca che è compagna di viaggio. E per quanto riguarda gli argomenti, parleremo del campionato di Serie D del sogno dello Scandicci, panoramica sul campionato di eccellenza e come si fa scuola calcio in un buon settore giovanile. Tanto saluto gli ospiti, ringrazio per la loro disponibilità e partirei da Marco Bracchi. Una partita ieri, Marco, dove una traversa e tanto cuore non è bastata. Sì, una partita nata male, ancora in questo mese di novembre, inizio dicembre, purtroppo 5 partite, qui è andata a infrangersi un pochino momentaneamente il sogno. Niente, abbiamo preso un gol strano dopo 25 minuti, non siamo stati capaci di reagire veemente negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Nel secondo tempo, con un po' di aggiustamenti, cambiando modulo, siamo rientrati in campo bene, abbiamo preso il pallino in mano, però dopo un quarto d'ora l'espulsione di Aldelotti ci ha un po' tagliato le gambe, anche se siamo stati capaci di fare l'ultima mezz'ora veramente importante, dopo una traversa, una gran parata del portiere, non ci hanno portato al pareggio e poi prendendo il secondo gol al 90esimo a partita finita. È un momento un po' così, dobbiamo essere bravi a reagire già da domenica. Marco Bernacchi, a questo Grassina può avere il merito di aver riaperto il campionato di eccellenza? Ma diciamo per nostra fortuna, vincendo ieri ci ha permesso a tutti gli addetti ai lavori, insomma, di sperare che sia un campionato aperto fino alla fine per qualsiasi obiettivo. Quindi il Grassina è una squadra costruita con i giovani, ha attraversato dalla sesta alla decima giornata un periodo nero dove ha realizzato soltanto 2 punti e poi si è ripresa nettamente, però ha sfruttato anche il fatto che Montevarchi nelle ultime 7 partite ha conquistato 11 punti. Sia il Sinalunga che il Grassina stanno cominciando a vincere, soltanto che il vero avversario del Montevarchi è se stesso, quindi può soltanto che perdere lo stesso Montevarchi, tenendo presente che però nel calcio tutto è possibile, perché dopo in campo ci vanno non i pronostici ma ci vanno i giocatori, e in una piazza come quella di Montevarchi non basta solo magari vincere, ma bisogna anche convincere, e questo non è facile, quindi un giocatore magari si sente molto più responsabilizzato che da altre parti. Giorgio, dopo 3 mesi sei responsabile della scuola calcio dell'Arno Laterina a Indicatori, possiamo fare un primo bilancio? Bilancio positivo, perché i bambini stanno rispondendo bene alle nostre proposte, ai nostri insegnamenti. È un piacere stare con loro e i ragazzi aumentano di giorno in giorno, che vuol dire che le proposte che stiamo facendo sono valide. Bene, a questo punto diamo la parola ad Andrea Gregori e Francesco Checcacci, che curano la nostra parte musicale.
ringraziamo Andrea e Francesco, siamo rientrati in studio con Adelisca che ha preparato per noi questo servizio sulla Serie D e sullo Scandicci. Guarda con fiducia all'ultimo match del 2016 di Castiglione di Ravenna in casa del Ribelle per poi pensare ad organizzare il lavoro per la sosta natalizia del campionato, per ricaricare le batterie alla squadra e ripresentarsi a nastro di partenza del prossimo 8 gennaio e continuare a coltivare il sogno. Il tecnico quest'estate, quando gli è arrivata la chiamata da parte dei Blues, l'ha accettata con grande entusiasmo, probabilmente perché è stato restituito qualcosa che gli era stato tolto in maniera ingiusta e gli consentiva di assaporare l'odore dell'erba di un campo di calcio e costruire una squadra come piace a lui. Con il direttore sportivo che conosce le caratteristiche di Brachi e lo accontenta, con i giocatori delle caratteristiche che più si addicono alle sue esigenze. Ragazzi giovani motivati di gambe, quindi iniziare il lavoro per la preparazione estiva, precampionato, con grande entusiasmo e tanta voglia di rimettersi in gioco. L'inizio poi non è dei più travolgenti. Alla terza giornata, davanti al proprio pubblico, lo Scandicci cade malamente sotto i colpi della Correggese, rimediando una sconfitta con proporzioni enormi che avrebbe battuto anche un elefante, ma non Marco Brachi, uno che quando parla lo fa senza peli sulla lingua. Sa riconoscere gli errori, come sa caricare la squadra e lavorare a testa bassa, e presto i risultati gli danno ragione. Lo Scandicci da quella sconfitta ritrova carattere e voglia di emergere. Domenica dopo domenica rinsalda la sua classifica, con un autunno da Formula 1 che ritrova gli interpreti giusti al posto giusto, con un modulo tattico che risalta le caratteristiche dei rientranti Mussi e Vinci, e la squadra, con l'entusiasmo della gente di Scandicci, ritrova la testa della classifica e comincia a coltivare il sogno. Poi la sfortunata gara con il lentigione che, oltre a frenare i Blues, Marco Brachi si vede ridurre sensibilmente il suo organico per una serie di infortuni ed uno squalificato, fino alla trasferta di San Giovanni Valdarno, dove con il pari si interrompe la serie di 3 sconfitte e si ritorna a guardare avanti con una certa fiducia in questa categoria e magari sognare qualche colpo ad effetto nel prossimo 2017. Marco, ultimamente sono arrivati un paio di rinforzi, tra cui Cristian Cheggia, attaccante classe 96, reduce dall'esperienza di Pescara, Poligna, Monterosi. In che misura si può rendere utile? Sono stati due acquisti per le casse dello Scandicci, chiaramente. Cristian è un gradito ritorno, 96, un ragazzo che con me è già stato 3 anni fa a Scandicci, che era praticamente un anno più giovane del nipote, fece veramente bene quell'anno lì e infatti l'anno dopo quando provò a pescare in primavera non ha avuto tanta fortuna. È un giocatore che secondo me sia a Pescara che a Foligno che a Monterosi quest'anno è un attaccante di fascio, con una mezza punta e come sapete non è facile da 96 da quota giocare in degli attacchi importanti come quello del Monterosi e come era il Foligno l'anno scorso. Non ha fatto moltissime presenze in molti ruoli e io sono convinto però che ora con la sosta di poterlo recuperare bene e che ci dia una grande mano. L'altro è Giovanni Bandini, un 94, un ex Condigiana e Poggi Monsi, anche lui aveva fatto bene l'anno scorso accanto a Tranchitella nella Condigiana, quest'anno ha avuto dei problemi probabilmente con il mister, non ha giocato tantissimo e ha preferito venire da noi. Certo, se vai a vedere lo Scandicci servirebbe con il direttore, ho un appuntamento anche oggi, servirebbe altro, perché vai a vedere abbiamo la peggior difesa del girone e sono arrivati 2 attacchi, due attaccanti un po' contrastanti la cosa. Spero che mi accontenti ora con un paio di arrivi esterni, ci vuole 2 esterni importanti, giochiamo in 3-5-2 e ci ritroviamo senza esterni. Come ho detto ieri, mi toccava cambiare modulo alla fine del primo tempo e domenica dovrò andare a giocare a Ribelle un'altra volta senza difensori e devo rimettere la difesa a 4 invece che a 5 perché siamo senza esterni. Con le tue sue interviste in alcuni casi parlava di coltivare un sogno. È sempre vivo questo sogno oppure il campionato è appannaggio di Modese e Lentigiana? Vabbè, sai, quando ti trovi in Limaca la squadra migliore, ovviamente è il Delta Porto Torre, lo vivo, quindi abbiamo a che fare con delle città, anche se Scandicci poi è una città importante perché non è che sia tanto più piccola, però
ieri per dirti ci saranno 30 persone a vedere la partita. Purtroppo uno dei problemi maggiori è quello. No, il sogno io lo coltivo sempre, se no non andrei mai al campo. Sono fatto in questa maniera, vivo i sogni nella vita e nel calcio. Questo ci aveva portato a fare qualcosa di veramente bello nelle prime 10-11 partite. Purtroppo la partita con il Lentigione è stata drammatica, non tanto per il gol preso al 90esimo quanto per gli tre infortuni e l'espulsione di Lisibelli. Noi abbiamo una rosa, come vi ho detto prima, non ci possiamo permettere, certo, le rose che hanno Lentigione, Morese, Borghesi, Rovigo, e come ti manca 3 o 4 giocatori, purtroppo duri fatica, dobbiamo tanta fatica. Però si diceva prima anche con Mister, anche con Marco, siamo lì, abbiamo 23 punti, siamo nel mezzo, siamo a 2 punti, mi sembra, 1.2 dai playoff, e basta ripartire bene. Ora vediamo di chiudere bene questo 2016, prendersi questi 20 giorni di allenamenti, di lavoro che ci sarà da fare nel periodo che stiamo fermi, e ripresentarsi alla prima a mezzolata carichi tanto per ripartire e riagganciarsi al sogno che abbiamo tracciato. Adesso, quindi a questo punto possiamo andare con i risultati delle classifiche. Quanto riguarda il girone di Serie D, Adriese Delta Rovigo 0-1, Borreggese Mezzolara 5-2, Imolese Castelvetro 5-1, Lentigione Colligiana 0-0, Poggibonsi San Giovannese 0-2, Ravenna Ribelli 3-1, San Donato Pianese 1-4, Scandicci Fiorenzuola 0-2, Virtus Castelfranco Rignanese 0-0. Per quanto riguarda la classifica, in primo posto c'è la Borreggese con 31 punti, a seguire Lentigione 30, Delta Rovigo 29, Imolese 28, Ravenna e Mezzolara 24, Castelvetro, Scandicci e Ribelli 23, Pianese 22, Rignanese 20, Fiorenzuola 19, Sangiovese, Collegiana e San Donato 17, Poggibonsi 16, Virtus Castelfranco 14, Adriese 12. Per quanto riguarda il girone B di eccellenza, Valdaccio Bruni, Senallunghese 0-1, Bucinese Valdarno 1-2, Castiglionese Zenit 1-1, Montevarchi Grassina 0-1, Nuova Foiano Nuova Chiusi 1-1, Porta Romana Fortis Juventus 2-0, Sestese Lastrigiana 1-1, Signa Sansovino 2-0. Per quanto riguarda la classifica, primo posto c'è Montevarchi con 30 punti, a seguire Grassina 25, Senallunghese 24, Valdaccio Bruni 20, Nuova Chiusi e Signa 19, Sansovino Castiglionese, Cucinese, Zenit 18, Porta Romana 16, Lastrigiana e Valdarno 15, Sestese 14, Fortis Juventus 13 e Nuova Foiano 12. Per quanto riguarda il girone B della promozione, Antella 99 Ambra 4-1, Arno Laterina Pratovecchio 4-0, Rufina Traiana 3-0, Castelnuovese Chiantigiana 0-0, Cortona Camucia Vadesse 1-0, Lucignano Asta 0-1, Sulpiano Soci Casentino 2-0, Contassiere Ribiena 2-1. La classifica: Rufina, Arno Laterina e Asta sono al primo posto con 24 punti, Antella 99, Cortona Camucia 23, Subbiano 22, Castelnuovese 19, Badesse Bibbiena 18, Traiana 17, Contassiere Cantigiana 16, Ambra 13, Pratovecchio 10, Lucignano 9 e Soci Casentino 7. Ringraziamo Adrisca e quindi io partirei da Marco Bracchi. Lo dicevamo prima, in testa alla classifica c'è questa lotta a 3 che misura, ma intanto il campionato, no? Proprio perché c'è questo momento, c'è questo regime di svincoli, eccetera. Secondo te come può cambiare? Come possono cambiare i valori? O se resterà? Mi aspettavo con più movimenti da parte, per dire, della Corvegese, ma ho parlato col mister. Non hanno fatto grandi movimenti, hanno dato via Cesca e hanno preso 2 giocatori da Castelvetro, 2 giocatori che non vanno a cambiare tantissimo la squadra. Parlato su a Rovigo, ha cominciato a prendere 2 giocatori dei suoi,
dovremmo arrivare il Zubin, ha già un attacco stellare per la categoria. Se ci mette un centrocampista e un difensore, come mi dissero in sala stampa dopo la partita, vabbè, diventa una squadra che secondo me è più forte anche del Limolese. Il Limolese è già una squadra stellare per la categoria e non ha fatto, ho visto che non ha fatto grandi acquisti. Il problema è che si è rinforzato più le squadre medio-basse. Se rinforzava più le squadre medio-basse sarà ancora un campionato più difficile per quanto riguarda la lotta per venire fuori dai play-out. Infatti parlavo oggi, come ti ho detto, con il direttore per vedere anche noi di fare qualche movimento perché abbiamo bisogno numericamente da mettere qualcosa lì. Per quanto riguarda su, io credo che poi nell'arco di un mese e mezzo si ritroveranno a lottare senza dubbio con Reggese, Imolese e Delta Porto Torre, che sono le squadre più forti sicuramente. Anche Lentigione, io l'ho visto contro di noi, è una squadra sì che va dal solo, un allenatore Zaccarin che ormai conosco per averci giocato già contro l'Este, quando ero sia a Forcoli che a Scandicci, però le altre tre sono di una strada lì. La lotta è sicuramente, in fondo secondo me, è sicuramente fra Rovigo e Molise. Momento di calciomercato, Marco, anche per il campionato di eccellenza, possono cambiare i valori del gennaio? Sì, perché diciamo che ci sono stati dei inserimenti importanti, come ho fatto anche nel commento. Chiarelli, ritornando al Porta Romana, è un giocatore che se ritorna quello dei 2 o 3 anni fa può cambiare veramente, può modificare il cammino del Porta Romana, perché questo se veramente fisicamente sta bene è uno degli attaccanti che nella vita proprio che ti impressiona. Ha attraversato un periodo negativo l'anno scorso e quindi ritornando lì credo che anche un minimo di riconoscenza verso la società ce l'avrà di sicuro. E subito però ha dato risposta perché ha segnato il gol del 2-0, quindi ha avuto una partita importantissima vinta. Baccini già in un attacco importante, Baccini alla Bucinese è stato un inserimento, un acquisto veramente che da top 10. Costa, Fortis Juventus, sta attraversando veramente un periodo nero e credo che anche qualche altro inserimento lo faranno la Fortis Juventus, perché ora veramente rischia anche l'ultimo posto. Fogliano si è inserito con un giocatore come Pellecchia che veramente in queste due partite che ha giocato hanno fatto subito 4 punti, hanno 2 prestazioni importanti. Sexeni è ritornato a Castiglioni, quindi già un organico, un buon organico, gli mancava quel giocatore a centrocampo e insomma è ritornato lì dal Valdarno. Il Valdarno è in piena movimento perché Righeschi subito è stato acquistato e ha fatto il gol della vittoria. Il mercato in eccellenza è sempre stato importante, ha sempre, anche quando io giocavo, quando si diceva quando dopo il mercato inizia un nuovo campionato, questo è sempre stato così da 20 anni a questa parte, e in eccellenza si fanno proprio degli inserimenti mirati 1-2, e non è perché magari anche a differenza della Serie D dove molte volte gli inserimenti o le cessioni si fanno perché non riesci a mantenere gli impegni economici, invece in eccellenza molte volte si fanno proprio per rafforzare la squadra. Giorgio, prima avevamo parlato per quanto riguarda la tua esperienza all'anno laterina, abbiamo fatto un bilancio, adesso parliamo dei tuoi collaboratori, quindi importantissimo. Ma certo, è un gruppo di lavoro veramente, diciamo, che si equivale, abbiamo tutti lo stesso concetto di lavoro, tutta gente giovane, ma già con buona esperienza di queste categorie. Noi abbiamo, come dire, abbiamo stilato un programma per le varie categorie, partendo dalla scuola calcio, seguendo poi gli esordienti,
ha fatto un programma di lavoro che tutti si sta seguendo come giusto che sia. Certo, bene, a questo punto diamo la parola ad Andrea e Francesco. Ringraziamo Andrea e Francesco e quindi a De Visca adesso ci va a vedere cosa ha preparato sul campionato di eccellenza. Il Gastina espugna il Brilli per i riapi e discorsi promozione. In terza posizione si fa l'Agula Sinalunghese, mentre in coda alla classifica l'arrivo di Beppe Frasassia Figline trasforma il Vadarno e inserisce quella marcia in più che fa risalire le quotazioni salvezza e valorizza la qualità tecnica del gruppo. Fallisce una buona opportunità per dare uno strappo alla sua classifica al Chiusi di Andrea Lorenzi, che si lascia raggiungere dal Fuiano nei minuti finali e l'ultimo turno del girone di andata di domenica prossima si preannuncia l'insegna dei fuochi pirotecnici, giusto per restare in clima natalizio. Sicuramente la settimana si preannuncia difficile per Atos Rigucci, che malgrado le due sconfitte nelle ultime due giornate di campionato conserva il primato e 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Però la squadra ultimamente sembra avere delle perplessità e dopo i segnali di difficoltà emersi nei confronti interni con Sansovino e Sinalunghese vengono messi a nudo dalle sconfitte arrivate con Valdarno e Grassina. Questo Montemarchi è una squadra di solisti e poca squadra. Domenica i rossoblu viaggiano a Chiusi alla matricola terribile che sicuramente non vorrà fare la parte della vittima predestinata e venderà cara la pelle. Alla fine del match chi sorriderà sarà il cassiere della nuova Chiusi, visto il grande seguito che ha al Montemarchi, un pubblico meraviglioso e generoso allo stesso tempo. Il big match di questa 15ª giornata, ultima del girone di andata, Valdarno-Valdaccio-Bruni. Giusto una serie di partite di grande spessore per il neo allenatore del Valdarno Frasassi, che dopo aver abbattuto Montevarchi e Bucinese tenta di completare il tris ed arrivare alla sosta, fuori dalla zona play-out. Chi rischia è Marco Coppi, che alla guida della Bucinese sta disattendo le attese della vigilia del campionato. Nel dopopartita, con la gara con il Valdarno, la dirigenza gli riconferma la fiducia, però sottolinea che qualcosa non va e quindi va rivisto. Per quanto riguarda il resto, Grassina cercherà di sfruttare in pieno il turno casalingo con la Castiglionese e la Sansovino con la Bucinese. Cercherà di riscattare la battuta del resto in casa del Zigna. Per quanto riguarda il Montevarchi, si può parlare di una squadra in crisi? No, in crisi no. Questo è il campionato di eccellenza. Quando abbassi l'intensità, abbassi la concentrazione, soprattutto in questo periodo dove, come dicevo prima, trovi squadre che cambiano volto con l'inserimento di giocatori importanti e magari attraversano cattive acque perché hanno perso contro il Valdarno, dove c'era stato il cambio dell'allenatore, l'esonero di mister Cocollini, l'inserimento di Beppe Purasassi e poi visto porta sempre magari qualcosa di diverso un allenatore, ma soprattutto porta un pizzico di fortuna, perché magari, come ho scritto anche nel commento, se quel tiro da 30 metri con l'allenatore precedente magari finiva nelle rotaie del Buffac, e quindi un tiro da 30 metri è finito il portierino del Montevarchi, la vista tardi, è entrata dentro, poi dopo
ovviamente l'eccellenza, la fase difensiva la fanno tutti bene, quando vai in vantaggio dopo è difficile rifare gol, anche se hai attaccanti come Monaci e Sussi e Ashbel, quindi è questo il calcio di eccellenza. Le alternative possono essere grazie a una lunghese mannaggia? Sì, questo, la classifica dice questo, io dico che la Sina Lunghese è un organico importante, un mister che i playoff l'ha fatti tantissime volte, ha quasi sempre fatto i playoff, mister Fani, quindi abituato anche a giocare per i vertici. Il Grassina è una squadra costruita con i giovani e quindi se riusciranno a attraversare quel periodo nero che citavo prima, io credo che queste sono le squadre che... E poi ci può essere la risalita della Mucinese che come organico può tranquillamente ambire a un posto migliore. Invece faccio un passo indietro, con Marco Brachi mi riallaccio a quello che è il momento di mercato. Ma questo San Giovanni in questo momento, che c'è un giocatore importante, non devi chiedere nessuno. Mi riferisco agli altri Dischi. Io credo che un giocatore come Morbidelli in questi giorni il telefono sarà squillato tante di quelle volte che veramente io non ci avevo mai giocato contro, ci ho giocato contro giovedì, un giocatore veramente avanzato, un giocatore importante, poi sai in un momento un po' come diceva Marco prima, anche lui a me ha fatto un gol su punizione da 25 metri, stracciato, bellissimo, però aveva, senza fare grandi cose a livello di conclusioni, però ti tiene impegnato una difesa da sé solo. Io avevo chiesto, vabbè tanto ora lo posso dire, avevo chiesto Dischi, lo volevo in tutte le maniere, il ragazzo veniva anche volentieri, però la società non l'ha svincolato in tempo perché doveva tornare due mercoledì fa alla Santa Firmina per poi ritornare da noi, il ragazzo io l'avrei preso volentieri, altro giocatore importante. Poi Camillucci a centrocampo, giocatore che se ne vede poco in Serie D, un giocatore veramente veramente forte, Bucelli, Gianluca Nocentini ancora dietro, anche se la carta d'identità non gli dà una grande mano, però il giocatore è veramente importante ancora Gianluca. Giocatori a San Giovanni ci sono, però ho visto e ne sono contento, ho visto, devo dire, la società giovedì, la nuova società con Cristiano Caleri, con Fabio Ballari, io parlavo con loro, ho visto veramente una società carica, una società che in qualche maniera limando le spese chiaramente. Il Morbidelli è un giocatore che secondo me, e a quanto ho sentito dire, non se lo possa permettere, sicuramente. Però sono dietro a dei giocatori, come vedi è ritornato Bucaletti ieri, ha già fatto gol, avevo sentito dire, poi ne parlavamo prima con il mister, di Regoli che poteva tornare, avevo sentito dire che cercano i giocatori, ed è secondo me la maniera migliore per fare calcio in queste situazioni, del posto vicino casa e che rientrano nel budget della San Giovanni. Sai, andare a fare calcio a San Giovanni è sempre bello. E noi ovviamente a questo punto, proprio per rendere interessante il nostro programma, vediamo la parola ad Andrea e a Francesco. We'll be right back.
ringraziamo Andrea e Francesco in Camino Studio con Adelisca e vediamo cosa ha preparato Giorgio Battista. Battiston dall'estate scorsa ha iniziato la sua nuova avventura alla Ronatelina in qualità di responsabile della scuola calcio di Indicatore del club gialloblu per continuare ad insegnare ai bambini. La sua passione per il calcio ormai lo coinvolge da sempre. Calcisticamente nasce come mediano, come vuole la canzone di Ligabue, con il suo testo, metafora calcistica della fatica di vivere. Infatti la vita è un piacere che deve essere guadagnato con sudore e volontà, difficilmente conquistabile solo con genio o talento. Nel calcio, come nella musica e nella vita, non si nasce con il ruolo predestinato di stella o di fuoriclasse, ma più spesso con quello di mediano. Quello che lavora dietro le quinte, dove si fa carico degli oneri e lascia gli onori agli altri. A ritiro d'adozione, Battiston è arrivato nell'estate del 74 per vestire la maglia amaranto dell'Arezzo ed esordire in Serie B, grazie al tecnico Mario Rossi, detto Pinella, che gli modifica il ruolo trasformando in stopper, oggi difensore centrale. Battiston rimarrà ad Arezzo per 4 anni, poi trasferimento a Riccione, in C2, che per colpe non sue gli preclude la carriera e dopo un'estate travagliata, quella del 79, alla fine, dopo un tira e molla con la dirigenza amaranto, decide di scendere di categoria e quindi veste prima le maglie del Sansovino, poi del Sochi e in Casentino, dove vince un campionato. Si ferma per 4 anni, 2 da calciatore e 2 da allenatore. Poi seguono le panchine dei settori giovanili di Arezzo e Sansepolcro, alla guida dei giovanissimi professionisti e dei dilettanti a Tegoleto, nuovamente a Sochi, Terranovese e Baldaccio Bruni. Fino a quando Tonino Granti lo convince di scegliere il progetto di Santa Firmina dell'estate del 92, prima alla guida della prima squadra, poi con una lunga militanza fino alla scorsa estate nel settore giovanile del club giallo-verde. Ha guidato squadre del settore giovanile della scuola calcio per 24 anni, ha visto crescere tantissimi ragazzi e trasmettere i suoi principi sani di vita e di sport, come sa fare la gente friuliana. Conclusa con la sua avventura a Santa Firmina, il tecnico triestino è approdato all'Ala Laterina con l'entusiasmo di un esordiente per continuare ad insegnare calcio e valori di vita ai ragazzi. Quando era nel settore giovanile della Juventus con la formazione Primavera ha vinto un titolo italiano. Come ricorda questa esperienza e soprattutto quella vittoria? Sono momenti che non si possono scordare. Quando abbiamo fatto le due partite di andata e ritorno contro la Roma, a Roma c'erano 20.000 persone a vedere la partita. Il risultato ci è stato favorevole, abbiamo vinto 2-0 sia a Roma che a Torino. Sono momenti indimenticabili, sono gioie che non tutti riescono a raggiungere. Poi quella maglia era una fortuna mettere la maglia, ma poi l'anno dopo l'hai portata con lo scudetto. Sì, poi il piacere è stato l'anno successivo, che dove andavamo a giocare si presentava con lo scudetto sul petto. Sono soddisfazioni notevoli. So che gli piace tantissimo fare calcio con i ragazzi. E per questo motivo cosa si sente di dare, cosa riceve da questi ragazzi? Ricevere tanto, tanto perché i ragazzi a suo modo te lo fanno capire, con un semplice gesto, con un semplice grazie, con un semplice pacca sulle spalle, e loro grazie per quello che uno li trasmette, per quello che uno gli insegna. Dall'altra parte credo di poter ancora insegnare, nonostante la non più tenera età, credo di avere ancora le possibilità tecniche per poter insegnare a questi bambini. Bene, ormai ti ringraziamo Giorgio Battistone, siamo proprio in direttore d'arrivo. E proprio con Marco Bracchi vorrei fare un intervento dei bambini, anche perché a Scandicci ultimamente hanno avuto delle iniziative per portare proprio i ragazzi allo stadio. Grande entusiasmo e sicuramente è qualcosa che fa piacere. Sì, dai, nella famosa partita del primo in classifica abbiamo visto perlomeno la tribuna quasi piena del Tudi, che non è facile se non nelle partite che abbiamo fatto con Rimini, con l'Arezzo,
mi ricordo negli anni indietro. Di bambini ce ne sono tanti a Scandicci, una società che annovera 400 e passa ragazzi nella scuola calcio e settore giovanile. Come dico sempre, io sono sempre un po' polemico con questo, bisognerebbe insegnargli un po' di più a questi bimbi, specialmente in campo e specialmente in tutto, diciamo questo. Però come vedo, lo Scandicci è seconda per quanto riguarda la classifica, ho visto per quanto riguarda la classifica dietro alla Sestese, per quanto riguarda giù in Firenze e provincia, vuol dire che qualche cosa sta nascendo. Credo che con l'avvento, che con il nuovo avvento di Fabio Rolandelli, del presidente, sia una persona che ha voglia di fare nel settore giovanile. Lui è il più amante del settore giovanile che della prima squadra, Fabio. E vedo che si impegna tanto e che ha tanta voglia di fare col settore giovanile. Poi è coadiuvato da Gabriele Burroni, da Alessio Bandinelli e da Emanuele Viviano. Sta nascendo qualcosa di importante. Dico sempre che non si deve smettere mai di lottare, come diceva prima Giorgio, per insegnare veramente qualcosa a questi bimbi, per vedere se si riporta il calcio in Italia ai livelli che deve essere. Beh, noi auguriamo di cuore. Invece questo 2017 ormai alle porte, inizia a breve, ma ci vedremo in panchina, qualche panchina, o bisogna aspettare ancora? Ma non è che te lo prescrive il dottore, perché magari è un male andare per forza in panchina, quando si sostituisce un allenatore perché magari è una situazione che non è bella. Quindi se non verrà questo, ci concentreremo magari per una nuova avventura della stagione 2017-2018, che andrà benissimo lo stesso. E continuerò a fare l'opinionista. E questo non faccio che ringraziarti, insomma, per questo tuo contributo su Sport Atlanta 0, ma allo stesso tempo ti faccio un grande augurio di vederti questo in panchina. Magari la prossima volta vieni ospite di una squadra che ha dell'Isca, può andare a trovare. Con Giorgio so che ormai siamo in prossimo alle festività natalizie, avete in programma qualche torneo. Quanto può valere per far crescere i ragazzi e quanto può valere per far fare esperienza anche ai tuoi collaboratori? Sì, con il gruppo che seguo direttamente, che è il 2005, è il periodo del gennaio, il periodo della Befana, andremo a fare un torneo a Chiavari, ospiti dell'impresa Chiavari, proprio per far vedere soprattutto i bambini dell'Arno Aterina come lavorano in questi settori giovanili, che a quanto mi dicono della Chiavari è una delle società che sta lavorando meglio in tutta Italia. Bene, con quest'ultima battuta di rischio penso che sia veramente tutto. Possiamo ringraziare i nostri ospiti Marco Bracchi, allenatore dello Scandicci, e Marco Bernacchia, allenatore e opinionista di Sport a Chilometro Zero, Giorgio Battistone, responsabile della scuola calcio Arno Laterina del Punto di Indicatore. Allo stesso tempo ringrazio la squadra di Panoramica Sport con Alessandro Mariottini e Massimo Tappetti, che ci hanno concesso gli spazi del Bar Charlie, Alessandro Pelucchini, Adelisca, Andrea Gregori, Francesco Checcacci, Alessia Salvatori alla fotografia. Vi ringrazio quanto hanno avuto la bontà di seguirci fin qui e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.